Dove prendere? Sono minore. Ti puoi andare via. Sono bruciato tutto. Andate fuori. Davanti al campo nomadi di via Bassetti, i bambini rom si lanciano addosso ai passanti che cerchiamo di fermare per capire se possono aver visto o sentito qualcosa. Se davvero il clima di tensione è così alle stelle qui in quartiere dopo l'incendio che qualcuno avrebbe appiccato ieri pomeriggio. Guarda, io guardo i fatti miei e non mi interessa quello che succede. Magari qualcuno sente la tensione come cosa politica per approfittare ogni volta. La comunità nomade di via Bassetti ha denunciato ieri di essere stata vittima di un atto intimidatorio. Qualcuno avrebbe dato alle fiamme questi oggetti ammassati qui a ridosso del campo, mentre soltanto la sera prima era stato dato alle fiamme un cassonetto dei rifiuti. Raccontano di aver visto un furgone bianco fermarsi seguito da una moto da cross pochi minuti prima dello scoppio del rogo. Noi siamo da 8 anni, mai non era un fuoco. Da adesso, come ha detto una ragazza, quando è arrivato il sindaco nuovo, il sindaco Bitonci, solo danno fuoco che vuole mandarti via. I bambini arrivano in gruppo attorno a noi e citano l'ex sindaco Flavio Zanonato. Poi il ragazzo, come prima che era il sindaco, si è dato l'acqua, si è dato tutto questo. Pochi minuti dopo arrivano anche le mamme. Siete in certo che siete venuti a registrare? Ci hanno dato signora poco. Siamo soggiorni italiani, ci volete dare fuoco, noi non sappiamo perché. Noi siamo da 7 anni qua a Padova. Basta così. In tutto questo via Bassetti è una discarica a cielo aperto, guardate qui che cosa c'è proprio fuori dal campo e non si sa di chi siano questi rifiuti. Il primo braccio di ferro tra comunità nomade e nuova giunta è stato la settimana scorsa, quando sono stati tagliati gli allacciamenti abusivi all'Enel, 5 qui in via Bassetti, gli altri tra via Camanzoni, via Cascino e via Querini.